Uomini e donne anticipazioni. Luca Daffrè nuovo tronista. Il pubblico infuriato. Sul profilo ufficiale di Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista. Si tratta di Luca Daffrè, volto già conosciuto sia dai fan di Uomini e Donne che da quelli di Temptation Island e dell'Isola dei Famosi. Sì, perché il nuovo tronista è diventato un volto conosciuto nel mondo della TV nel 2018, grazie alla sua partecipazione come tentatore nel reality dei sentimenti. Poi è stato corteggiatore per ben due volte a Uomini e Donne. Prima era sceso per Teresa Langella e l'anno dopo per corteggiare Angela Nasti. Nel 2022 è stato uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, conquistando il secondo posto. Insomma, questa volta Maria De Filippi ha puntato su un volto già conosciuto, non rispettando il volere della stragrande maggioranza del pubblico. Ecco perché i telespettatori del programma hanno storto il naso, dopo aver scoperto l'identità del nuovo tronista. Il pubblico si è stancato di vedere persone che sanno già come muoversi nel mondo dello spettacolo. Vogliono vedere persone vere, genuine, che non sono interessate alle dinamiche della televisione, ma che cercano davvero l'amore. E ormai da diverso tempo che il trono classico non riesce più ad entrare nel cuore della gente. E forse la nostra Queen Mary dovrebbe ascoltare un po' di più il volere del pubblico e mettere sul trono volti nuovi. Tant'è, ormai la decisione è presa. Luca Daffrè sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, che andrà a tenere compagnia a Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Da segnalare che quest'ultimo dovrebbe essere ad un passo dalla scelta. Vedremo nei prossimi giorni se davvero concluderà il suo percorso. Nell'attesa, cosa sappiamo di Luca Daffrè? Ha 29 anni ed è originario di Trento. È un ex nuotatore, ora DJ e personaggio televisivo. Nel suo curriculum anche un'esperienza come modello, che lo ha portato a vivere in Australia per 8 mesi. Tornato in Italia nel 2015, ha cominciato a sfilare per i brand più famosi, tra i quali Dolce & Gabbana e Armani. A Milano ha conosciuto Fedez, che gli ha dato la possibilità di partecipare ad un suo video musicale. Grazie a questa collaborazione, Luca ha cominciato ad acquisire popolarità. Nel 2018, grazie al ruolo di tentatore in Temptation Island, è diventato un volto molto conosciuto al grande pubblico. Poi, come accennato, le due esperienze come corteggiatore a Uomini e Donne. Nel 2019, quando corteggiò Angela Nasti, arrivò fino alla fine e per un soffio non divenne la sua scelta. Luca è anche un noto influencer e vanta quasi 400.000 followers. A distanza di 4 anni dalla sua ultima partecipazione a Uomini e Donne, il 29enne ha deciso di rimettersi in gioco, proprio nel programma di Maria De Filippi. Nel video di presentazione pubblicato sui profili ufficiali della trasmissione, Luca ha dichiarato di essere maturato rispetto a 4 anni fa. Cerca una ragazza con valori e obiettivi nella vita. Una donna che non sia superficiale e che non basi tutto sull'apparenza. Insomma, vuole una ragazza determinata e con carattere. Soprattutto che non sia gelosa. Riuscirà a trovare l'amore a Uomini e Donne? Cosa ne pensate di questo tronista? Giusto puntare su un volto già conosciuto? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.